Hobby, ma quanto manca? Lo stavo vedendo ora. Abbiamo percorso 60 km, 40 km alla destinazione, tutta dritta. Però siamo praticamente in mezzo al deserto. Vabbè, allora, Tutto Babbo, dritto. fai una cosa, accelera un pochetto, siamo andati come le lumache. Dai, Ragazzi, accelera, accelera, ci stiamo accelera. fermando. Accelera, accelera! Io sto sempre lì col piede, ci stiamo fermando da soli, la macchina si sta fermando. Che è successo? C'è qualche spia accesa? Non lo so, qui sono tutte accese e tutte spente. Bambù, Ma che o sono bordino. tutte accese o sono tutte spente. Che vuol dire? Guarda bene il lago. Vuol dire che c'è un riflesso solare che non si capisce. Il problema qui è che ogni volta che guidi te c'è un problema. Il problema è Bambù. Ecco, abbiamo detto la battutina, siamo contenti, quella stupida, ne Vabbè, sentiamo la capito? Ma è un mancanza. dato di fatto, non è una battuta. Vabbè. Quindi che cosa vogliamo E che cosa fare? vogliamo fare? Risolviamo, che ne Risolviamo so. questo problema. Capiamo qual è il problema? Non potrebbe essere che invece di essere io con i miei superpoteri magici, una cosa magari un pochino Se più. dice iettatore, guarda, Esatto. Non potrebbe essere, per esempio, che la batteria si sta scaricando Ma guarda, se la batteria semplicemente? fosse scarica, le spie sarebbero tutte spente per forza. Ma forse lo sono, che non si Ma capisce. come fanno? Vabbè, comunque, se la batteria è scaricata, probabilmente è il diodo dell'alternatore che si è bruciato. L'alternatore non funziona, non carica più la batteria. Ma non Batteria è so se morta. sta macchina c'ha il diodo dell'alternatore. No. Probabilmente è la bobina del trasformatore che non Ah, tu manda dici che energia al sei diodo. invertito? Sì, si è invertito il flusso e quindi Quindi. scarica la Raga, ma musica. che è un summit di No, ingegneria stiamo qua a parlare, cercate di Stiamo capire il problema. Ma che risolvi. problema è problema? Ma È ve problema. lo dico io qual è il problema di questa macchina. Sentiamo. È Bambo. Questo è Questo è vero. vero. Io è dall'inizio di questo viaggio che ti dico di non sforzare la frizione perché la bruci. Ma Sempre che in sforzare la terza. frizione, che la Sempre in frizione terza l'avete già guidi. consumata Ma stamattina che consumata? Un Era nuova catorzo! Te stamattina. l'ho detto una Prima che la cosa! prendessero la Ma frizione, vai, vai, guardate vai! Vai, vai, Ragazzi, ce l'ho! Cioè, il prozio dell'ex ragazzo, del compagno di mia madre che dovrebbe stare qui dietro a un paesino a 30 km, 30 km. 30 km. No, veramente, si chiama tipo Gennaro Gesualdo, non mi ricordo, lo aggiungo su Facebook, lui mi Ma che accetta sì, l'amicizia. buonanotte. Ci sta il sito delle pagine gialle. Se qualcuno di voi prende il Non telefono, manco mio andiamo lì, nonno usava più cerchiamo le un pagine gialle, meccanico. manco mio Ma non te nonno. prendo. Scusate, allora esiste il GPS. Nel GPS esiste una funzione SOS, serve per chiamare Gli qualcuno. alieni, certo, ci vengono a prendere dall'alto. Con l'SOS lanciamo un bel raggio segnalatore. Bravo. Esercito della salvezza. Ragazzi, si chiama il carro attrezzi, che è la cosa più logica. C'è la macchina in Il panne, carro si chiama il attrezzi. carro Ma lo sai attrezzi. quanto costa, Big? Guarda, se puoi chiedere un mutuo in banca va bene, eh? Ma mo' il prego, prego. mutuo, ma il carro attrezzi è la Ragazzi, cosa più non semplice. avete capito, con le pagine gialle noi chiamiamo due o tre Ma che meccanici. stai a dire? Sono spacciato Due o cuore, sono tre impazzito. meccanici. No, Era non quello che potevo volevo fare. dire. Comunque, ragazzi, a me questa storia del guasto non mi torna proprio, eh. Secondo me c'è qualcosa che ci siamo persi per strada. Tipo, Big, ma tu dovevi controllare l'olio, l'hai controllato l'olio? Ma che c'entra mo' l'olio? Che Che c'entra? c'entra? Allora, che ti devo dire? Manca l'acqua al radiatore e la doveva Ah, no, no, controllare no, non mettetemi in mezzo. Io dovevo controllare il GPS e l'ho fatto. Piuttosto voi avete perso 2 giorni di tempo a parlare serve l'antigelo o non serve l'antigelo. L'avete comprato Ma che l'antigelo? c'entra l'antigelo se la macchina non va? Può Allora essere. ci sono le gomme sgonfie e le doveva controllare a vista. Che Ma discorso semmai è? che c'entrano le gomme sgonfie se la macchina non va. Comunque io non devo controllare le gomme, io devo controllare l'antenna dell'autoradio e l'ho controllata. Ma che problema è la tua L'antenna radio? Certo, oh, perché ma che l'ho messo problema l'antenna è? della Ma radio? che responsabilità responsabilità sua! Ragazzi, ma che è sto macello? Ma così ci credo che andiamo a uno all'ora. Tutte le forze le consumate a chiacchierare tra di voi. Spingete sta macchina. Seconda cosa, sto guidando. Un po' di rispetto. Poi dice che uno va a sbattere. Ci vuole concentrazione. Terza cosa, porca miseria, chiudete sto sportello che fa corrente. Oltre al chiasso. Vabbè. Vediamo il lato positivo. Almeno non sprechiamo carburante. Raga, ma non abbiamo pensato alla cosa più stupida, se fosse finito il carburante.
Ma che è finito il carburante? Ti sei svegliato? Buongiorno, bista, vuoi anche un cornetto? Sai che cosa facevo io mentre voi dormivate? Mettevo 20 euro di diesel! 20 euro! Anzi, a proposito, tiratevi fuori che mi sono pure scordato. Diesel!